Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, ragazzi miei, siamo per la prima volta su una modalità, diciamo, di FIFA che, sì, lo so, hanno fatto tantissimi altri youtuber, ma volevo provarla anche io. Stiamo parlando di FIFA Imperialism o Imperialismo. Sicuramente chi sta guardando questo video la conoscerà. Fatemi sapere che cosa ne pensate intanto. Andiamo subito a vedere la modalità che farò oggi. Come potete vedere, ragazzi, qui ho creato la mia mappa di tutte e 40 le squadre italiane, quindi squadre di Serie B e squadre di Serie A. Mi sono ispirato ovviamente alle mappe che hanno fatto gli altri youtuber, perché, ragazzi, io è giusto dirlo, mi avete chiesto in tantissimi di farla nei commenti. Mi sono un attimino documentato e quindi la sto provando. E in che cosa consiste, praticamente, per chi non sapesse che cos'è? In poche parole, c'è appunto la mappa di tutta l'Italia, 20 squadre di Serie A, 20 squadre di Serie B. Alcune regioni le ho divise perché ovviamente ce ne sono alcune che hanno più squadre. Ok, ragazzi, rieccomi tornato. Indovinate chi si era dimenticato il Brescia? Io, scusatemi. Regioni tipo il Piemonte, che c'ha per esempio la Juventus, e il Torino, sono state divise. In che cosa consiste Imperialism? Semplicemente andremo a incoronare la squadra più forte d'Italia, e adesso vi spiegherò come. Prima però commentatemi qua sotto con il nome, secondo voi, della squadra più forte d'Italia. Mi raccomando, Come potete vedere, ragazzi, qui abbiamo una ruota con tutte le 40 squadre che ovviamente c'erano nel tabellone di prima. Quello che semplicemente andremo a fare ogni volta è girare la ruota per sorteggiare una squadra. Una volta fatto questo, andremo, ragazzi, in questo sito, che semplicemente avrà una freccia che noi andremo a cliccare e ci dirà la direzione in cui questa squadra dovrà andare, tipo nord, nord-est, sud-ovest, sud, e in questo modo ovviamente capiremo la squadra con cui dovrà sfidarsi. Vi faccio un esempio. Allora, per esempio, mettiamo caso che nella ruota esce il Cagliari, ok? Andiamo nella freccetta e spunta per dire nord. Ovviamente nord, il Cagliari dovrà sfidarsi contro lo Spezia. O, oddio, forse la Sampdoria in realtà, però vabbè, mo decidiamo. Facendo questo, praticamente, ragazzi, poi l'ultima squadra che rimarrà sarà la squadra più forte, ovviamente, del gioco d'Italia. Iniziamo subito, ragazzi, mi raccomando, lasciate like per questa intro iper mega lunga. Detto questo, ragazzi miei, direi subitissimo di iniziare e lasciatemi un commento secondo voi con la squadra che secondo voi vincerà. Iniziamo subito, andiamo alla ruota. Eccoci qua, ragazzi, alla ruota. Andiamo istantaneamente a girarla. Oh, mamma mia, ragazzi, iniziamo subito con niente poco di meno che il Napoli. Tanta roba, Squadra che, tra l'altro, attualmente è la più forte d'Italia, visto che ha vinto comunque lo scudetto. Andiamo subito nell'altro sito per la direzione. Attenzione, ragazzi, attenzione. E praticamente è nord-est. Quindi torniamo subito al nostro tabellone. E, ragazzi miei, andando a nord-est, praticamente il Napoli non c'ha nulla. Quindi dobbiamo rigirare nuovamente la freccia delle coordinate. Rigiriamo, rigiriamo, vediamo cosa spunta. Ok, questo qui è sud-ovest. Anche qui, ragazzi, non ha niente, perché sud-ovest sarebbe da questa parte, quindi non si sfida contro il Palermo, perché no. Niente, ragazzi, il Napoli non si vuole sfidare con nessuno, non capisco per quale motivo. Ok, adesso ci abbiamo sud-est e quindi per forza si sfida contro qualcuno. E, ragazzi, cioè, iniziamo questo primo episodio di FIFA Imperialism con un derby, Napoli-Salernitana. Mamma mia. Eccoci qua, ragazzi, su FIFA Napoli-Salernitana. Eccoci qui, ragazzi, Napoli-Salernitana. Attenzione, ovviamente non ho selezionato nulla, quindi tecnicamente, se io faccio gioca partita e vado istantaneamente al risultato, dovrebbe spuntarmi, penso. Sì, miei, eccoci qua, Napoli-Salernitana. Non so perché ho fatto Salernitana-Napoli, ma vabbè, la stessa cosa. Simulazione veloce, andiamo subito a vedere chi vince questa partita. Io ho un'ansia incredibile, vabbè, in realtà me l'aspettavo. Signori, vince il Napoli per 3-1. Due gol di Osimhen, ok, e uno di Ndombele. 3-1, Salernitana, arrivederci. Ok, adesso giustamente vi direte voi, che cosa succede? Succede che, ragazzi, il Napoli, essendo ovviamente anche vicino alla Salernitana, la Salernitana praticamente andrà a scomparire e il Napoli si prenderà il territorio della Salernitana. Mo' vi faccio vedere. Signori, rieccoci qua. Come potete vedere, il Napoli ha preso il pieno possesso, diciamo, di tutta questa parte, ok? Della regione campana. Ok, adesso dobbiamo andare a scegliere un'altra squadra. Sarà, ragazzi, sempre così fino a quando non è
rimarrà solamente una. Andiamo subito a girare la ruota e vediamo chi sarà la prossima squadra che dovrà sfidarsi. Attenzione, il Sud Tirol. Ok, adesso vediamo la direzione però. Ok, attenzione, ci siamo, vediamo. Ok, allora è una via tra l'est e il sud-est, però diciamo sud-est perché non è preciso. Sud Tirol, ragazzi, che a sud-est ha precisamente il Cittadella. Anche se in realtà pure se fosse andata ad est comunque era Cittadella, quindi sì raga, Cittadella a prescindere. Andiamo a vedere. Eccoci qua ragazzi, Cittadella, Sud Tirol, simulazione veloce, vince il Cittadella per 1-0 con gol di Baldini. E come potete vedere, ragazzi miei, il Cittadella si prende un gigante pezzo d'Italia, tra virgolette, un bel pezzo di terra si prende il Cittadella, dai, andiamo alla prossima. Rieccoci qua alla ruota, stavolta la giro io così, giusto perché voglio girarla io. Attenzione, lo SPAL. Lo SPAL che deve andare precisamente in direzione sud-est di nuovo. Se dovessimo mandare lo SPAL in direzione sud-est, immagino che andrà a beccare il Bologna. Perché sud sarebbe Pisa, quindi sì, sud-est o est Bologna. E questa è tosta, secondo me. Signori miei, Bologna SPAL, andiamo alla simulazione veloce, vediamo che succede. Oh, 2-1 Bologna, ma lo SPAL ci ha creduto. Complimenti comunque. E come potete vedere, ragazzi, anche il Bologna si prende un bello spazio qua. Ci sta. Ok, ho sistemato il logo perché mi triggerava. Ok, allora, quindi, ricapitolando, andiamo adesso all'altra squadra. Rieccoci qua alla nostra carissima ruota che andiamo subitissimo a girare fortissimo e vediamo che cosa c'è. Oddio mio! C'è Milan, Juventus e Inter c'erano, ma spunta la Juventus e mo voglio vedere in che direzione devo andare. Ok, allora, la Juventus deve andare precisamente ad ovest. Il problema, ragazzi miei, è che la Juventus ad ovest non c'ha nessuno. Quindi dobbiamo respinnare, appunto, rigirare la nostra bellissima freccia. Anche nord-ovest non c'è nessuno, quindi rigiriamo ancora. E attenzione, ancora sud-est. Solo sud-est va sta freccia. Ragazzi miei, la Juventus a sud-est si trova la Sampdoria contro, quindi let's go. Signori, ci siamo. Sampdoria-Juventus. Vediamo chi vince. So già chi vincerà. Però, mai dire mai. Vediamo che succede. Attenzione. Cosa? Sampdoria 4, Juventus 2? Signori, ha letteralmente... Mi ha spiazzato, non me l'aspettavo minimamente, ma la Sampdoria si prende letteralmente metà del Piemonte. Non ho parole. Non ho parole. Torniamo alla nostra ruota che giriamo fortissimo e vediamo che cosa ci spunta. Attenzione, Como. Como, ok. Como che deve andare in direzione, attenzione, nord-ovest. Ragazzi, il Como in nord-ovest non c'ha praticamente a nessuno, perché l'Inter sarebbe ad ovest, ma nord-ovest è di qua, quindi no. Respingiamo la nostra bellissima freccia sperando che ci dia un bel sud. Sì, dai, questo è sud. Sud-est, però sud. Mettiamola così, è più sud che sud-est. E qui, ragazzi, purtroppo per il Como deve sfidare il Milan, che non sarà per niente un avversario facile, quindi buona fortuna al Como, che vinca la migliore. Signori miei, siamo qui, Milan contro Como, vediamo chi vince. Ovviamente penso il Milan. No, aspetta, ho sbagliato, devo fare simulazione, vai al risultato. Signori, oh, vince il Milan 2-1, cioè comunque hanno preso un gol dal Como, da Mancuso, ma Giroud e Leao decidono la partita. Signori, qui il Milan va a prendersi una bella fetta, e però mai dire mai, ancora ci sono tantissime squadre, quindi let's go. Ok, torniamo alla nostra bellissima ruota e andiamo a girarla, vediamo che cosa spunta. Attenzione, Udinese. Udinese che deve dirigersi precisamente a nord-ovest. E qui, ragazzi, il Cittadella si troverà in grandissima difficoltà, perché il nord-ovest ovviamente è lui. Quindi l'Udinese potrebbe andarsi a prendere tutta questa grandissima parte della regione. Chissà, mai dire mai. Signori, ci siamo.
Udinese Cittadella. Vediamo chi vince tra le due squadre. Io ho molta paura. Non ci credo. Non ci credo. Cioè, ragazzi, Antonucci che segna il gol decisivo al 12esimo. Udinese 0, Cittadella 1. Cosa sta succedendo? Signori, il Cittadella entra in possesso di una gigantissima parte della regione, ma non è ancora finita. Torniamo, come sempre, nella nostra amatissima ruota che andiamo istantaneamente a girare. Vediamo, attenzione, ci spunta il Monza. Monza che deve esattamente dirigersi a sud-est. Il Monza a sud-est si trova precisamente la Cremonese. Quindi andiamo. Andiamo subito, attenzione, Monza-Cremonese. Vediamo chi vince, secondo me Monza. Vince il Monza 2-1, grandissimi. Ok raga, in ogni caso il Monza comunque non si prende tutta questa grandissima parte della regione. Oh, in tutto questo ancora l'Inter, io non l'ho beccata manco una volta ragazzi, eh. Andiamo alla ruota. E magari a sto giro ci spunta l'Inter, lo scopriremo molto presto. Attenzione, no, ci spunta il Sassuolo, che deve quindi andare, attenzione, attenzione, a sud-ovest. Sassuolo che, ragazzi miei, a sud-ovest trova la bellissima Fiorentina. Vediamo chi vince tra le due, Fiorentina-Sassuolo, secondo me il Sassuolo. Vediamo. Madonna ragazzi, Fiorentina 2-0. Attenzione ragazzi miei, perché qui la situazione è bella bella bella, eh. Comunque la Fiorentina ha una bella bella parte della Toscana. Continuiamo, andiamo alla ruota. Dai, a sto giro voglio una bella squadra potente. Fammi vedere le squadre più forti che hai. Ternana. Ternana che comunque deve andare, attenzione signore e signori, verso sud-est. E se non sbaglio, sud-est significa solo una cosa: Ternana-Ascoli. Ok, andiamo subito a simulare la partita. Ascoli-Ternana. Vince l'Ascoli per 1-0. Di... basta. Signori, l'Ascoli... ed ecco l'Ascoli che si posiziona molto bene in questa sfida che è ancora molto lunga, ragazzi. Guardate quante squadre ci stanno ancora. Dai, ruota, dacci una bella squadra, ruotina, facci vedere ruotina, dai, 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 dai! Non ci credo. Di nuovo il Ternana. No, aspetta, il Ternana ha perso, mo. E quindi no, quindi dobbiamo rigirare perché il Ternana non c'è più. Infatti, cosa stavo per dire? Di nuovo il Ternana, come facciamo? Attenzione, il Lecce. Lecce, ragazzi, che deve dirigersi precisamente a sud-ovest. Allora, tecnicamente non dovrebbe trovare a nessuno, perché qui è vuoto. Però, comunque, c'è il Benevento. Quindi, ragazzi, Lecce-Benevento. Signori, andiamo subito a fare Lecce-Benevento e immagino che finisce appunto come pensavo con la vittoria del Lecce per 1-0, gol di Colombo. Ed eccoci qua con il Lecce che si prende una grandissima parte blu, chiamiamole così, con i colori, parte blu. Rimane solamente il Napoli in questa zona e vabbè anche Regina, però vabbè. E torniamo ragazzi miei alla ruota. Giriamo, giriamo e rigiriamo. Attenzione Roma. Aia. Roma ragazzi che deve dirigersi esattamente a nord. Finalmente, madonna, per una volta. E attenzione ragazzi, perché Roma a nord se la cava abbastanza bene in teoria, trovando il Perugia. Signori, partita spero e penso facile per la Roma, che finisce 2-2. Ah, aspetta, chi è che ha vinto i rigori? Il Perugia. 4-3. Il Perugia vince 4-3 i rigori. Ragazzi, io vi giuro che sono completamente allibito. Tutto mi aspettavo, ma non che il Perugia battesse la Roma. Eppure così è stato. Wow. Vediamo che ci dice la nostra bellissima ruota. Andiamo a girarla e ci spunta l'Empoli. Bene, Empoli. L'Empoli che deve dirigersi precisamente a sud. Che non c'ha praticamente a nessuno. Oddio. No, non lo becca il Palermo. No. Si rifà, si rifà. Dai, 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 dai. Questo è sud di nuovo. Niente, col sud ce l'ha. Vuole che ci battano. Questo è sud-est. E a sud-est l'Empoli becca il Frosinone. Questa sarà una bella partita.
Eccoci qua, Frosinone-Empoli. Questa secondo me, raga, non so perché, ma sarà una partita strana. Vediamo se mi sbaglio. E invece no, l'Empoli vince 2-1, tranquillo. Però segna anche Insigne, attenzione. 2-1 Empoli. E quindi, ragazzi, è l'Empoli ad avanzare. Questa è la situazione attualmente generale. Raga, scusatemi se si muove così, però sono appunto su Photoshop, perché sennò sarebbe un bordello modificare la mappa. Raga, abbiamo tolto un po' di squadre di mezzo, eh. E mo ragazzi però si continua, perché qua non possiamo mica perdere tempo, dobbiamo continuare perché ci spunta il Brescia. Brescia che deve prendere un bel bus, un bell'autobus e dirigersi a nord-ovest. E diciamo che la fortuna non è proprio dalla sua parte, perché a nord-ovest trova la squadra granata, il Torino. Signori, siamo qui, Brescia-Torino. Io se vince il Brescia me ne vado. Ok, li hanno devastati 4-1. Mi sembrava strano. Mi dispiace per il Brescia, raga. Ragazzi, comunque posso dirvi, e che Torino. E che Torino, ragazzi. Mamma mia. Signori, siamo tornati alla nostra bellissima ruota. Mi sono spaccato una mano per andare a sorteggiare la prossima squadra. Signori, niente poco di meno che l'imbattibile, attualmente Cittadella, che è arrivata a distruggere squadre di Serie A. Vediamo che cosa ci combina. Cittadella che deve muoversi, ragazzi miei, per sud-est. Peccato che a sud-est non trova nulla perché c'è il mare. A nord-ovest, secondo voi c'è qualcosa a nord-ovest? Ovviamente no, quindi dobbiamo continuare perché è troppo in alto. Oh, sud. Un'altra bella sfida, ragazzi, perché il Cittadella può addirittura, se vince ovviamente, prendersi quasi tutta la sua regione. Quindi andremo a vedere il Veneto, quindi andremo a vedere se batterà l'Hellas Verona. Signori, è arrivato il momento, io ve la butto lì. Secondo me vince di nuovo il Cittadella, magari mi sbaglio, vediamo. Lo ragazzi, il Cittadella vincerà il campionato, ve lo dico io, 3-2. Allucinante sta squadra, boh. Ragazzi, questa roba è veramente incredibile. Cioè, se il Cittadella dovesse scontrarsi contro il Venezia, cioè letteralmente tutto il Veneto c'ha. Avrà tutto il Veneto. Boh. Torniamo alla nostra bellissima e fantomatica ruota. Vediamo che squadra ci spunta. Il Genoa. Ok. Genoa, ragazzi miei, che deve dirigersi, attenzione, attenzione, a nord-est. Sì, vabbè, a nord-est. Ma io, vabbè, mi sono drogato, scusatemi, a sud-est, raga. E a sud-est, signori miei, ci trova niente poco di meno che il Pisa. Quindi due squadre di Serie B. Signori, Genoa-Pisa, vediamo chi vince, io tifo Genoa, vediamo, 2-1 Genoa, e andiamo. Allora ragazzi, devo dire che sono veramente contento per il Genoa, perché ha preso una bella parte grande qui, quindi tanta, tanta, tanta roba. Andiamo alla ruota però. Oh, comunque raga, ridendo e scherzando, stanno rimanendo poche squadre. Siamo alla nostra bellissima ruota che andiamo a girare fortissimo, fortissimo, deve esplodere, proprio deve esplodere. Attenzione, il Toro di nuovo, ragazzi. Oh, l'Inter ancora manco una volta. Toro che deve muoversi verso nord-ovest. Peccato che però a nord-ovest non ci sta nessuno, quindi mi dispiace, ma di nuovo a nord-ovest, smettila, non ci puoi andare. Ok, ad est. Ai ai ai, ragazzi, ad est ci trova il Monza. E qui ci stiamo avvicinando, e attenzione. Signori, siamo arrivati. Torino-Monza finisce 3-2 per il Torino. Il Monza va fuori. Il Torino continua a vincere. Signori miei, il Torino sta avanzando veramente, veramente un botto. Situazione attuale, abbiamo ancora un pochino di squadre, però, raga, si sta tirando dritto, si sta veramente tirando dritto. Ok, torniamo alla nostra bellissima ruota. Gli diamo più di una spinnata così tranquilla. Ma sì, gira, vai. Ragazzi, è tornato il Cittadella. Cittadella che deve dirigersi precisamente a sud. E ragazzi miei, come volevasi dimostrare, a sud ci trova il Venezia. Io giuro che se vincono pure queste e si prendono tutto il Veneto, per me hanno già vinto loro. Ragazzi, io c'ho veramente ansia. Per il gioco il Venezia è più forte del Cittadella, quindi vediamo se cambia qualcosa. Signori, il Cittadella ufficialmente viene eliminato
da questo FIFA Imperialism. Perde 3-1 contro il Venezia. Brutta storia. Ok ragazzi, ho messo il Venezia, ho messo anche il logo nuovo perché ho visto che avevo messo quello vecchio. Quindi Venezia che letteralmente conquista il Veneto. E adesso ragazzi, qui la situazione si fa interessante, perché comunque nonostante tutto molte squadre di Serie B sono ancora a galla. Riprendiamo con la nostra bellissima ruota, la giriamo. Ok ragazzi, sto iniziando ad eliminare tutti i doppioni. Ok, però siamo arrivati alla Sampdoria. Se io praticamente qui clicco eliminate, almeno non mi spuntano più doppioni. Comunque la Sampdoria, vediamo dove deve andare. Samp deve dirigersi a ovest, a est. E ragazzi miei, qui c'è una bella sfida, Sampdoria-Torino. Io ho molta paura di chi vincerà questa partita, ma io sono sicuro che vincerà il Torino. Attenzione, 2-1, e la mia schermata non l'ho capito com'era, ragazzi, scusatemi, ho dimenticato di cambiarla. Ma vince la Sampdoria con il gol di Gabbiadini. Mi dispiace per il Toro. Ragazzi miei, la Sampdoria, oh, ridendo e scherzando, oh, madonna raga, madonna. Vediamo che ci dice la nostra ruota, va, fammi correre, va. Vediamo che cosa ci dice la nostra bellissima ruotina. Madonna, io ancora mi devo ricordare che la Roma. E giriamo ancora, giriamo, trovando il Genoa. Genoa che deve dirigersi precisamente a nord-ovest. Ora, tecnicamente, io non so in base a cosa andare, perché se dobbiamo andare in base alla regione, sì, andiamo in base al logo, nord-Bologna, nord-ovest, nord Bologna, nord ovest Modena. Quindi Modena, sì, Genoa Modena. Ok, signori, ci siamo. Genoa Modena. Vediamo chi vince tra le due. Secondo me vince il Genoa. Mo lo dico e mo perde sicuro. E invece no, vince il Genoa 3-2 contro il Modena. Quindi ragazzi, Genoa che continua a vincere. Comunque ragazzi, continua a vincere, ma sempre comunque una piccola parte c'ha rispetto allo Spezia o appunto alla Sampdoria. Giriamo, vai, vediamo che cosa spunta. L'Inter ragazzi ancora non l'abbiamo beccata, incredibile. Regina, vediamo dove deve andare il Regina. Attenzione, a sud, no, sud-ovest in realtà. E ragazzi miei, a sud-ovest si becca il Palermo. E io qui ragazzi, nonostante abiti a Milano, sono siciliano, quindi tiferò Palermo, sappiatelo. Signori, ci siamo. Regina Palermo, forza Palermo, vinci per noi. Il Palermo ha perso 3-2. Allora ragazzi, non me ne vogliate, ma essendo che non riesco a collegarli precisamente perché in mezzo c'è il Cosenza, facciamo finta che tra la Sicilia e il Regina ci sia un ponte che appunto collega praticamente tutte e due le squadre. Purtroppo raga, non riesco a collegarli in qualche altro modo, e in realtà forse è il mio primo errore, cioè non so se effettivamente questa è una cosa fattibile. Nel caso, raga, vi chiedo scusa, ma credo comunque che sia fattibile, perché raga, cioè sud-ovest era di qua, e comunque quindi era così. Quindi io ci ho provato a fare questo collegamento, magari è uno sbaglio, non lo so. Ovviamente anche qui ho messo il logo del Regina, vedremo. Questa comunque ragazzi è la situazione attuale, vediamo che cosa ci dice la nostra bella rotina. Vai, attenzione, Empoli che deve dirigersi, attenzione signore e signori, a nord-est. A nord-est l'Empoli trova l'Ascoli. Signori, ci siamo. Ascoli-Empoli. Vediamo chi vince, secondo me l'Empoli. 4-1. Che devasto, madonna. Signori, l'Empoli si prende questa fetta qui della Toscana. Andiamo a vedere le prossime. Ci siamo. Forza ruota, gira come una pazza e facci vedere chi esce. Il Sud Tirol che è stato eliminato circa 6 mesi fa, se non sbaglio. Ok, addio Sud Tirol, e si continua a girare. Vai, esce il Perugia. Ricordiamoci ragazzi, Perugia che ha eliminato la Roma e che deve dirigersi a sud-ovest, dove, udite, a sud-ovest trova il Cagliari. Perugia Cagliari. Chi vincerà questa partita? Il Cagliari, 3-2. Mamma mia ragazzi. Signori, questa è la situazione. Ponte fatto anche col Cagliari. Ho sistemato anche quello col Cittadella e con il Regina. Continuiamo. Vai, giriamo sta bella ruotina. Vediamo che cosa spunta. Attenzione, il Regina.
E chissà mo dove deve andare in regina. Vediamo un attimo. A nord. E attenzione perché ragazzi, in regina adesso potrebbe perdere anche la Sicilia, perché andrà a sfidarsi contro il Lecce. Signori, regina Lecce. Io dico che vince il Lecce, vabbè. 3-2 Lecce. Però comunque raga, il regina non ha mollato. E qui ragazzi è una grandissima perdita per i calabresi, eh? Ragazzi, questa attualmente è la situazione. Il Lecce prende una grandissima parte della Calabria, tranne praticamente questa qua. E no, della Puglia anche in realtà. Vabbè, non lo so raga, scusatemi, sono un ignorante di me. Gli manca il Cosenza. Riuscirà a prenderlo? Lo scopriremo. Regina eliminato. Giriamo ancora la ruota. Speriamo di beccare l'Inter. No, Frosinone, che anche lui ha perso circa 6 anni fa, quindi anche lui lo togliamo dalla ruota. Continuiamo, più veloce, la vogliamo sta ruota. Vediamo, attenzione l'Inter, finalmente l'Inter, che bello. L'Inter ragazzi che deve andare, attenzione, attenzione, a nord-est, ma nord-ovest, ma non c'è nulla. Di nuovo nord-ovest, non c'è nulla. E questo sarebbe tipo... nord-est? No, più est in realtà quasi. Oddio, becca il Milan mi sa. Porca miseria raga, Inter-Milan. No, vi prego, me lo state dicendo così il derby. Ok, signori, ci siamo. Milan-Inter. Avrei preferito Inter-Milan, ma non so perché. Milan-Inter, simulazione veloce. Io non voglio guardare. Oddio mio, Big Rom che segna al 37esimo e butta fuori il Milan. 1-0 Inter, non ci credo. Signori, l'Inter vince il derby e quindi si prende una bellissima posizione nella Lombardia. Però andiamo avanti perché ancora ragazzi c'è da lavorare, eh? C'è da lavorare. E andiamo ragazzi con questa ruota, vediamo chi ci capita. Il Perugia, che ahimè è stato eliminato qualche partita fa, quindi lo salutiamo e lo togliamo da questa ruota. Attenzione Bologna. Bologna che deve, attenzione, dirigersi a nord-est. Allora, se consideriamo che qui, in questo pezzettino, è ancora Bologna, deve sfidarsi contro il Venezia, perché l'Atalanta sarebbe nord, quindi Venezia. Anzi, sì, Venezia, sì, perché Parma sarebbe est. Sì, nord-est, Venezia. Signori miei, ci siamo. Siamo qui per fare Venezia-Bologna. Chi vincerà questa partita? Lo vedremo subito. Mamma mia, 3-2 Bologna. Ragazzi, il Venezia ha combattuto fino alla fine. Complimenti, ha giocato una bella gara hai fatto, dai. Signori, guardate lo stemmone gigantesco del Bologna. Si è presa una bella parte, praticamente c'ha tutto il Veneto ormai. E di più in realtà, è di più. Ci siamo, vai con sta ruota, girala. Vediamo chi troviamo, attenzione. La Samp, va bene. Samp che deve muoversi, attenzione, attenzione, verso il nulla, perché ad ovest non c'è niente, quindi neanche a nord-ovest c'è niente. Mi dispiace, non c'è nulla a nord-ovest per la Sampdoria. E neanche a nord c'è niente per la Sampdoria. Mi dispiace, non c'è niente. Porca miseria, a nord-est c'è l'Inter, raga. Ragazzi miei, a nord-est c'è l'Inter. E qui mi fa male un po' il cuore, perché voi sapete che io sono interista, chiaramente tifo per la mia squadra, e ho un po' di paura per sta Sampdoria che ha vinto tanto. Ce l'ho, andiamo a vedere. Signori, Inter-Sampdoria, io non voglio guardare. Mi chiudo le orecchie, vabbè, gli occhi. 3, 2, 1. Lautaro Martinez. E Lautaro Martinez, doppietta. Inter vince 2-1 contro la Sampdoria. Si continua. Signori, l'Inter anche lei si prende una grandissima parte dello stivale, ma continua la sfida. Signori, si continua a girare la ruota. Sampdoria eliminata dall'FC Internazionale. E purtroppo becchiamo la Juventus, che anch'essa è stata eliminata un bel po' di tempo fa. RIP per la Juve, andiamo avanti. Ok, attenzione. Il Cosenza. Raga, l'unica squadra che non ha giocato fino ad ora. Meno male, direi. Il Cosenza può muoversi in realtà un po' da tutte le parti. A nord-est, e qui becca il Lecce. Perché tecnicamente, secondo la nostra regola un po' fasulla, dovrebbe esserci un ponte. Quindi nord-est becca qua. Altrimenti avrebbe beccato il Cagliari.
Però in realtà è meglio qua, che almeno se vince il Lecce si prende tutto. Aspetta, Lecce Cosenza, andiamo a vedere che cosa succede. Vince il Lecce, immagino. Cosa? Non ci credo che il Cosenza... No raga, il Cosenza prima partita e si prende tutto. Signori, il Cosenza Calcio sta letteralmente dominando tutto il Sud Italia con una partita. Incredibile ma vero. Tutto il Sud Italia con una partita. E raga, le squadre ormai sono poche. Andiamo a vedere. Vediamo chi becchiamo a sto giro, eh. Attenzione, gira la ruota e becchiamo la Lazio. Porca miseria. Anche lei prima partita. E vediamo però dove deve andare la Lazio. Lazio che deve dirigersi precisamente verso sud-ovest. A sud-ovest la Lazio ci becca, signore e signori, il Cagliari. Perché come potete vedere a sud-ovest ci abbiamo il Cagliari. Riuscirà la Lazio a prendersi la Sardegna e anche una buona parte della sua regione? Vedremo. Ok, Lazio-Cagliari. Vi giuro che se sta partita la vince il Cagliari non so cosa succede. 3-3. E chi vince i rigori? Il Cagliari di nuovo. Il Cagliari butta fuori da Lazio i rigori. Signori, situazione attuale. Il Cagliari, raga, si è preso quasi una bella parte. Si è preso il Cagliari. Quindi eliminiamo da Lazio. E adesso, ragazzi, qua può succedere di tutto, eh. Qui, ragazzi, può succedere di tutto. Attenzione. Intanto vediamo chi esce. Di nuovo l'Inter. Vediamo dove deve andare. Inter che deve andare a sud-est e ci trova a sud-est l'Inter, ci trova il Genoa. Ok, ok, Inter-Genoa. Io c'ho paura di guardare, raga, di quello che potrà succedere. Inter vince 2-1 con gol di Gosens e gol di Lautaro Martinez, rosso per Dumfries e Kuban. O Ekuban, che segna all'86esimo facendo tremare il sederino un po' a tutti. Ma l'Inter va avanti. Signori, l'Inter sta prendendo tanto, tanto, tanto piede in tutta l'Italia. Ma mai dire mai. Andiamo a vedere le prossime squadre. Ok, spinniamo e vediamo. Ci sono un sacco di squadre da eliminare, ragazzi. E non è il caso dell'Empoli, perché l'Empoli sta ancora giocando, è ancora in gara e si deve esattamente dirigere a sud-ovest, dove trova un degno avversario, cioè il Cagliari. Chissà se il Cagliari avanzerà ancora verso nord o si farà battere. Voi ragazzi che dite? Scrivetelo nei commenti. E vediamo, vediamo come finisce sta partita. Vediamo, vediamo. Non ci credo, raga. No, vabbè, buggato. Io non ci posso credere. Cioè il Cagliari arrivi a 0-0, rivince 4-3 i rigori. È la terza partita di fila che vince così. Signori, sto Cagliari è veramente qualcosa di incredibile. Io c'ho paura. Io c'ho veramente paura, ragazzi, eh. Empoli che chiaramente viene eliminato dalla ruota. E andiamo, ragazzi, spinniamo e vediamo che squadra ci spunta. Cittadella, bei tempi. Bei tempi del Cittadella, purtroppo non esiste più in questo gioco. Quindi mi dispiace anche lui. Arrivederci. Lei, vabbè. Pure il Genoa, mi sa. Il Genoa ha fatto pure una brutta fine. Mi spiace. Mi spiace, mi spiace. E mo stanno spuntando, raga, tutte le squadre che non ci sono più. E invece no. Il Bologna. Bologna, ragazzi miei, che deve dirigersi verso sud-est. Solo che a sud-est il Bologna non c'ha nessuno, perché c'è solo a sud il Parma. Ma è sud e sud. Oddio mio, no. Raga, becca l'Inter di nuovo. Nord-ovest. E a nord-ovest c'è l'Inter. Porca miseria. Inter-Bologna. Madonna, che paura. Qui sarà tostissima. Ragazzi, non vi nascondo che io mi giro. Io proprio mi chiudo gli occhi e non voglio vedere il risultato di sta partita. Bologna batte Inter 2-1. Che schifezza. Ce l'avevo scritto davanti agli occhi che avremmo perso, raga, lo sapevo. Lo sapevo che andava a finire così. Ragazzi, la situazione è criticissima. Cioè, io sono deluso dall'Inter. Ma vabbè, è un gioco, ci sta. Il Nord Italia è letteralmente tutto color Bologna, anche se non è giallo, ma va bene.
ci sono Spezia alla fine poi messa all'angolo, poi c'è l'Atalanta che è completamente circondata e poi alla fine c'è il Parma che ancora non le abbiamo toccate queste tre praticamente. Vediamo che succede ragazzi, mamma mia che sfiga. Lo Spalla ha perso tipo 6 anni fa mi sa. Il Cosenza, mannaggia, Cosenza che ha tutto il sud Italia, Cosenza ragazzi che deve dirigersi precisamente a sud-est, cosa c'ha? L'Africa? No. Vediamo, a nord-ovest, a nord-ovest, aia, ragazzi miei, a nord-ovest, udite udite, c'è il Napoli, quindi sarà Napoli-Cosenza, che partitona. Ragazzi, ricordiamoci di non sottovalutare minimamente né il Cosenza né il Cagliari perché hanno buttato fuori delle signore squadre. Napoli, prima partita in assoluto, vediamo che cosa succede contro il Cosenza. Vince il Napoli 2-0, gol di Kvara e di Rahmani. Bene, bene, il Cosenza se ne va e il Sud Italia tutto del Napoli. Signori, il Napoli si prende praticamente tutto il sud, sud Italia. In realtà gli mancherebbe il Bari, ma Bari che ancora non ha giocato. Raga, ormai, cioè, io di tutto mi aspettavo, ma non di... Allora, il Napoli è l'unica squadra che mi aspettavo di trovare in finale, ma le altre no, giuro. Non per offesa, però. Quindi eliminiamo il Cosenza e spinniamo la ruota, ragazzi. Vediamo, vediamo un po' un attimo. Aia. Cagliari, 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 ragazzi miei, che deve, vediamo se va verso nord o verso sud, nord-ovest. E qui ragazzi è il momento della verità, contro la Fiorentina. Vinceranno di nuovo 4-3 i rigori? Spero di no. Signori miei, siamo arrivati al momento della verità, Fiorentina-Cagliari. Io ho paura, mamma mia ragazzi, mamma mia. La Fiorentina batte 1-0 il Cagliari e gli toglie il dominio di tutto. Io comunque ragazzi nei commenti farei complimenti al Cagliari perché nonostante tutto ha fatto una grandissimissima gara. Quindi complimenti al Cagliari ragazzi perché comunque ha giocato bene. Signori, la Fiorentina... Allora, io ve la butto lì. La finale sarà o Fiorentina-Napoli o Bologna-Napoli. Non perché hanno più però secondo me sono quelle più probabili. Poi se tipo finisce Bari-Napoli e vince il Bari dopo che non ha giocato manco una partita rido, ma vabbè. Quindi eliminiamo il Cagliari e andiamo a ancora a girare la ruota. Ci spunta il Bologna. Mamma mia ragazzi, il Bologna che non è che c'ha tantissime possibilità. Ok, no, non può andare lì. Neanche lì, non è che dall'altra parte ci può andare, comunque no. Ok, sud-est. Allora, il Bologna a sud-est tecnicamente ci avrebbe la Fiorentina. Perché se noi facciamo così, sud e sud-est. Cioè, su sud-est o è Parma. Però no, no, Parma no. Beh, oddio, sì, in realtà. Sì, è il Parma, raga. È il Parma perché allora est sarebbe stato l'Atalanta. Il Parma è sud-est perché alla fine questo è sud, la Fiorentina. Quindi Bologna-Parma. Parma-Bologna, signori. Simulazione veloce. Io c'ho paura. 3-1 Parma? Cioè era finita 1-1 al 90esimo e gli hanno stampato 2 gol nei 2 minuti, nei 2 tempi di recupero? In 10? What the f... Allora ragazzi, le squadre rimaste sono Napoli, Fiorentina, Bari, Atalanta e Spezia. Cioè l'Atalanta, l'Atalanta, lo Spezia e il Bari non hanno ancora giocato una partita. Cioè immaginatevi arrivare praticamente ai quarti di finale. Sì, ai quarti di finale di una competizione senza aver mai fatto nulla. Boh. Signori, il Bologna purtroppo va via. Attenzione, Palermo. Vabbè, anche Palermo, arrivederci. Niente, lo Spezia non vuole giocare, raga. Lo Spezia non vuole giocare. E invece sì, e invece sì. Prima partita per lo Spezia, signori. Che deve assolutamente andare in... ad est. Si deve andare ad est e vabbè, se consideriamo raga che praticamente ormai il Parma c'ha tutto, lo Spezia praticamente est c'ha tutta la zona del Parma. Quindi attenzione perché con una
partita si potrebbe ribaltare tutto, qua. Ragazzi miei, Spezia Parma. Raga, secondo me vince lo Spezia e si prende tutto il Nord Italia. Volete vedere la cavolata? Non ci credo. Raga, il Parma è troppo forte. 3-2 e spazza via lo Spezia. Napoli. Aia. Aspettate, raga, ma c'è la Fiorentina? Perché non la vedo? Ok, Napoli va bene, ma la Fiorentina? Allora, ragazzi, ho provato a fissare all'ultimo. Io spero... Cioè no, in realtà è stata un po' una cavolata, perché non, è, cioè, mi sono veramente, non mi sono accorto che non c'era la Fiorentina praticamente in tutta la ruota e mi è spuntata adesso. Penso che sia un problema, perché non so praticamente che squadra ci fosse al posto della Fiorentina, ma io sto recando da 4 ore quasi, quindi ormai amen, raga. Vedremo la Fiorentina con chi si sfiderà. Comunque, ragazzi, la Fiorentina le sue partite le ha fatte. Chiaramente sarebbe potuto uscire sulla ruota, però vabbè. Fiorentina contro il Parma, comunque. Attenzione, lo stozzo. Andiamo a vedere, ragazzi, chi ci esce. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, ok, il Bari? Oddio, il Bari. Madonna. Mo voglio vedere dove deve andare il Bari, ragazzi. Attenzione. A sud-ovest. E si becca comunque il Napoli. Si becca comunque il Napoli, sud-ovest. Buona fortuna. Signori, io spero che non ci siano, che non faccia brutti scherzi. Il Bari batte il Napoli 5-4 ai rigori. Cosa? Ragazzi, tutto il bene, ma io giuro che mi rifiuto. Cioè, va bene tutto, raga, ma FIFA non ha senso. Cioè, non puoi... Allora, tutto il rispetto per il Bari. Vi voglio bene, ragazzi della Puglia, ma... Come può il Bari battere il Napoli? Cioè, 2-2 e poi 5-4 ai rigori? Vabbè. Sinceramente, raga, dopo aver visto questo non so cosa aspettarmi, ve lo giuro. Di nuovo il Bari? Vediamo dove deve andare sto pazzo di Bari. Aia. Ragazzi... E qui mo sono fatti suoi. Bari Fiorentina. Riuscirà a buttare fuori anche questa squadra di Serie A? Vedremo. Ragazzi, allora, io giuro che non so cosa aspettarmi da sta partita. Io non lo so cosa aspettarmi da sta partita. Bari batte la Fiorentina 4-2? No, dai, raga, non ci credo, dai. Signori, questa è la situazione attuale. L'Atalanta non ha mai giocato una partita e si trova in finale con un Bari che ha letteralmente dominato tutta l'Italia. Adesso, ragazzi miei, la finale è Bari-Bergamo Calcio, che sarebbe appunto Atalanta. Ragazzi, io personalmente spero a questo punto che vinca il Bari, giusto per una questione di rispetto, perché se vince l'Atalanta, dopo non aver giocato manco una partita, io mi metto a piangere. Simulazione dell'ultima partita, vediamo che cosa succede. L'Atalanta vince 3-1, questo video non ha completamente senso, io non ho parole. Signori miei, con questa immagine dell'Atalanta, letteralmente Bergamo capi del mondo, che vince questo FIFA Imperial, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Non so, raga, quanti anni durerà. Spero che comunque vi sia piaciuto. E vi chiedo scusa se un po' l'ho sminchiato, perché non mi ero accorto, raga, la ruota non l'ho fatta io, l'avevo trovata su internet. Scusatemi se, vabbè, ho saltato una squadra e quindi ho un po' mezzo smerdato tutto. Ma vabbè, ci vediamo alla prossima. Se vi è piaciuto, comunque, fatemi sapere se ne volete altri e scrivetemi consigli, ovviamente, su altri FIFA Imperialism. Vi mando un bacino, un cuoricino e vi saluto. Ciao a tutti!